Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Rosalinda Cannavò, conosciuta al grande pubblico anche con il nome di Adua Del Vesco, ex fidanzata di Gabriel Garco, ha partecipato al Grande Fratello VIP, nell'edizione vinta da Tommaso Zorzi. Rosalinda Cannavò, tutto su di lei. Rosalinda è una ragazza siciliana dai capelli corvini e gli occhi azzurri, ha recitato soprattutto per le fiction di Canale 5 e si è fatta conoscere anche come persona all'interno della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Ma guardiamo più da vicino la vita e le esperienze della giovane attrice. Rosalinda Cannavò è nata il 26 novembre del 1992, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Originaria della soleggiata Messina, dove è cresciuta insieme alla sua bella famiglia, la mamma Giuseppina e il papà di cui si conosce poco, solo che fa il macellaio. Ha anche una sorella maggiore che si chiama Francesca e ha 8 anni in più. All'interno della casa più spiata d'Italia, la giovane siciliana ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Andrea Zenga. Quest'ultimo è il figlio del famoso portiere del calcio italiano, Walter Zenga. La loro relazione continua a gonfie vele e non sono mancate dediche e messaggi d'amore anche attraverso i social. Rosalinda non ha figli, ma non ha mai nascosto di volerne e soprattutto il suo fortissimo desiderio di maternità. Tale desiderio l'ha anche spinta a prendere la decisione di congelare i propri ovuli. Dopo Garco, Rosalinda abbandona Adua Del Vesco. Lo pseudonimo che l'ha accompagnata all'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, Adua Del Vesco, viene abbandonato durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, in seguito anche alle rivelazioni del suo ex fidanzato Gabriel Garco in merito alla sua omosessualità e allo scandalo scoppiato intorno all'Ares, casa cinematografica che aveva prodotto molte delle fiction che l'avevano vista come protagonista. Il ritorno al suo vero nome ha un significato profondo ed è legato alla scelta di cambiare completamente la sua vita. Rosalinda ha partecipato a numerose fiction di successo targate Ares, come L'onore e il rispetto, Furore e il peccato e La vergogna, si è fatta notare al Grande Fratello VIP nell'edizione del 2021 e alla trasmissione Rai, Tale e quale show. Grazie al suo seguito su social, è riuscita a dare alle stampe il suo primo libro autobiografico dal titolo Il riflesso di me. Dopo aver debuttato come attrice nel 2012 entrando a far parte del cast della terza stagione dell'Onore e il rispetto, si è così fatta notare dal grande schermo, interpretando ruoli impegnativi nel film Sapore di te e il ruolo di una giovane Veronica Lari nel film del regista Paolo Sorrentino Loro. Le sofferenze dietro il personaggio pubblico, le sue ombre. Dietro i riflettori, però, la vita alla bella Rosalinda non ha regalato solo gioie. Anzi. All'inizio della sua carriera e forse per la sua giovane età, ha sofferto di disturbi alimentari. L'anoressia l'aveva colpita, portandola a pesare 32 kg. Racconta spesso questa storia e, a quanto lei stessa ricorda, sembra che nessuno dell'Ares, casa di produzione presso cui lavorava, l'abbia aiutata. Fortunatamente, sembra essersi buttata tutto alle spalle e di aver ripreso peso. Un'altra esperienza terribile ha lasciato il segno nella vita della Cannavò, a soli 12 anni è stata vittima di violenza sessuale. Il racconto è emerso durante una puntata del Grande Fratello VIP, ha anche precisato che per anni non è riuscita a parlare di questo alla famiglia perché si sentiva in colpa, infatti solo 2 anni fa ha deciso di mettere al corrente la madre di quanto era accaduto. I'm here.
Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.